Bella a tutti ragazzi, sono Federico, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi parliamo di un evento, un accadimento che è successo ieri, diciamo dai toni abbastanza importanti che ho voluto approfondire in un video con voi, ovvero il fatto, lo scandalo che è uscito fuori su internet, quindi pubblicamente, anche se era più o meno già risaputo, ovvero di come si comporta Gosha Rubchinsky, il designer russo, nei confronti di ragazzi minorenni. Quindi ovviamente è stato accusato, adesso non so se mi demonetizzano il video, di molestie e di qualcos'altro, che appunto non dirò perché magari mi demonetizzano il video, ma penso ci possiate arrivare da soli. Praticamente che è successo? Negli anni passati già qualcuno si era lamentato nelle community su Facebook, ma non era mai girata troppo la voce, che diciamo Gosha gli contattasse ragazzi minori su Instagram e gli chiedeva foto in un po' provocanti o magari senza vestiti addosso. Era stata sempre abbastanza contenuta, solo che ieri che è successo? Un ragazzo è praticamente, adesso leggo gli screenshot, sul gruppo più importante street, potremmo dire il mondo, perché c'è un casino di persone, più di 90.000 persone, The Basement, quello con base, diciamo, UK, inglese, ha postato questa cosa, che poi è stata a sua volta ripostata ovviamente anche sul gruppo Gosha Rubchinsky Talk UK Europe, ovvero dove di solito si parla del brand del designer russo e diciamo a scambio, cioè si compra e vende i loro prodotti, e in più dopo è stata ripostata subito dopo anche sull'account Instagram Diet Prada. Leggiamo, lo leggo dall'inglese, lo traduco. Gosha mi ha chiesto di mandargli delle foto che gli servivano per, insomma, per prendermi come modello, e ha detto sarei che ok, va bene, però dovrebbe essere duro. Vi lascio immaginare cosa dovrebbe essere duro. Dopo che gli ho detto no, mi ha mandato delle foto di se stesso e poi mi ha bloccato, per cui non gli volevo mandare nessuna mia foto. Mi sapeva benissimo che avevo meno di 18 anni, ero minorenne, perché c'ho scritto la metà nella mia biografia di Instagram. Praticamente che ha fatto? L'ha bollato su Instagram prima, poi dopo che il ragazzo pensava fosse una cosa appunto per diventare modello di Gosha, gli ha dato il suo numero di WhatsApp, di telefono, l'ha contattato su WhatsApp, gli ha mandato pure un invito per fare FaceTime. Qua abbiamo un fantastico screenshot con Gosha, il suo bel faccione del FaceTime, perché per ragioni di sicurezza, cioè proprio interna al software dell'iPhone, non si può fare lo screen recording durante un FaceTime, sicurezza e privacy, non ho mai ben capito il perché, quindi ha potuto fare solo uno screenshot che poi ha pubblicato su tutti i gruppi. È stata postata anche su una piccola videoclip di uno screen recording, non del FaceTime ma della chat di Instagram e di WhatsApp, in cui gli chiedeva appunto di andare in bagno e mandargli delle foto. Il ragazzo inglese diceva no, in bagno adesso ci sta mia madre, e gli diceva ma non mi interessa, appena puoi vai e sbrigati. Una merda, c'è poco da fare. Leggiamo qua la chat appunto di WhatsApp. Mandami qualcosa dal bagno, gli chiedeva Gosha. No, adesso non posso perché il bagno sta attaccato alla camera del letto di mia madre. E poi Gosha risponde subito: vai adesso e vai in bagno subito e fallo velocemente per favore. Non penso e non ci credo che tua madre sta in bagno assieme a te. E lui ovviamente risponde: no, non è che va in bagno con me, ma adesso sta nella sua camera a letto, quindi finché non se ne va io non posso entrare. E lui scrive: ok, per favore, please. E lui dice: ci proverò. Il ragazzo dice: vabbè, se no te lo mando domani. E Gosha gli scrive, risponde: non vedo l'ora di domani. Cioè, veramente. Poi tutto ciò era tipo mezzanotte e mezza, l'una di notte. Gli dice a un certo punto: buonanotte. E quello Gosha gli scrive, gli risponde: manco buonanotte. Scrive: io sto ancora aspettando la foto. Veramente un comportamento disgustoso. Vabbè, già si sapeva negli anni passati che qualcuno già ne aveva parlato. Poi lui è sempre stato fissato con i ragazzi giovani russi, quindi ti immagini. Tra l'altro penso che il suo brand Gosha Rubchinsky, proprio chiamato così, che aveva detto che sarebbe stato discontinuato, quindi non sarebbe stato più prodotto da quest'anno in poi, è proprio collegato a queste accuse e a queste cose che già erano state sollevate negli mesi passati, ma con meno prove. Infatti adesso ci sarà solo il brand Razbet, quindi il nome di Gosha non comparirà più da nessun'altra parte. In screenshot dei video di ieri sera, il fatto dell'accusa di molestie ai minorenni è stato repostato oltre da Diet Prada anche allo stesso tempo su Supreme Leaks News. Dopodiché Hypebeast ha preso la notizia, l'ha postata, ha fatto un articolo, e solo a quel punto il team di Gosha Rubchinsky ha scritto uno statement, quindi ha risposto alle accuse, dicendo una cosa che veramente fa ride. Questo scambio di conversazione, quale vedete lo screenshot preso da Supreme Leaks News dell'articolo,
di Hypebeast, questo scambio di conversazione, la chat, come è stato mostrato sul post di Instagram di Supreme Lux News, è stato alterato, cambiato e preso fuori dal contesto. È ovvio che ci sono state delle modificazioni, dei cambiamenti e delle, diciamo, delle dei messaggi cancellati per mettere una brutta posizione Gosha Buczynski, quando in realtà è palese che era una semplice richiesta di foto per facilitare lo street casting, quindi per capire se era il ragazzo era adatto a essere un modello di Gosha o no. Ovviamente su Linux News ha scritto che nelle chat postate non ha fatto alcuna alterazione né cambiamento né cancellato o modificato nessun messaggio, e in più, dopo che è uscito questo statement ridicolo da Gosha, dal team di Gosha, la gente ha iniziato ancora a martellare di più sui social, soprattutto sui gruppi Facebook, le community, e ci sta infatti chi commentava LOL, no, risata su internet, ad esempio ho preso questo screenshot qua, lo vedete qua accanto, nel post che trattava di queste molestie su High Fashion Talk, un gruppo molto figo, tra l'altro scrivetevi, e ha scritto LOL, LOL, non sarebbe così arrapato e metterebbe così tanta pressione a questo ragazzo se non fosse per uno street casting, scrivendo appunto merda come shit like I can't wait, please, can't wait for tomorrow, quickly please, fucking gross, quindi fottutamente schifoso. E infatti altra gente gli risponde: sì, è un'ottima, hai ragione, non c'è nessun motivo per cui una persona adulta dovrebbe parlare a un minore per un casting di moda per business in questo modo, scrivendogli appunto per favore mandami velocemente la foto, non vedo l'ora che me la mandi domani, questa roba qua veramente disgustoso. Dopo tutti i fatti usciti, comunque ultimamente c'è tanta gente, c'è tanto marcio nel mondo della moda, su questo sicuro. Anche basti pensare a, non so, quello che è successo con la Sabari, tutte le varie accuse di stupro e molestie anche date, per questo ha denunciato Ian Connor. C'è sicuramente tanto altro marcio che deve essere svelato, e penso che Gosha sia solo la punta dell'iceberg, soprattutto per quanto riguarda molestie nei confronti di minori, e non voglio neanche pensare che roba abbia sul suo telefono, sul suo PC, con tutto, e quanta gente avrà chiesto, quanti ragazzi minorenni avrà chiesto di mandargli foto più o meno provocatorie. Non è un caso, tra l'altro poi l'ha postata da Ed Prada, ve la prendo qua, che un capo dei capi di Gosha di qualche anno fa, prima che fosse, che sfilasse in passerella, ora che non ho dato che chiuso il brand non lo fa più ovviamente, c'erano magliette come queste, vabbè non potete qua, metto qua, magliette che prende è un patchwork con tutte foto di bambini russi, bambini che, cioè ci fosse una foto, non so se riuscite a zoomare qua, ve la metto abbastanza grande, mi sposto, ci fosse una foto in cui ci sono tutti a torso nudo e mutande, cioè, e poi qua è stata postata ancora un'altra con sempre foto simili per una versione tank top Gosha Buczynski, questa è una foto presa da Grail, veramente sta cosa fa veramente vomitare, non so che cazzo se la sia comprata, ma fa capire che genere di testa e che genere di mentalità può avere il designer russo. Io dopo di questa cosa, non lo so, c'ho ancora due o tre pezzi di Gosha delle collaborazioni con Adidas e una felpa normale. Dopo di questa cosa dubito di tenermela, la venderò tutta, non lo so, darò in beneficenza, perché supportare cose di questo tipo veramente fa veramente schifo al cazzo. Detto questo, spero che questo video sia stato importante per voi capire la situazione e cosa succede all'interno del mondo della moda, in questo caso degli street casting, anche veramente qualcosa di indicibile. Se ci saranno aggiornamenti li posterò in un prossimo video, spero che arrivi a galla tutta la verità, ma tutta, e che magari ci si gente all'interno della moda faccia degli statement, cioè faccia delle dichiarazioni pubbliche nei confronti di quello che ha fatto Gosha, magari allontanandolo dalla comunità della moda, perché veramente è una persona abbastanza deplorevole. Detto questo, da Federico è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, è abbastanza serioso rispetto al solito, però penso che fosse un video che era necessario fare per spiegare anche la situazione che molti di voi avranno visto appunto da Prada, Hypebeast, Supreme Lux News su Instagram o sui vari gruppi Facebook come High Fashion Talk. Vi ricordo che in descrizione trovate il mio Instagram, quindi seguitemi per i prossimi aggiornamenti e per i miei outfit anche che posto di moda e streetwear e sneakers, e in più trovate il link a Crea Protect, il sito per comprare pulisce i sneakers che uso io spessissimo, e il sito Collect dove comprare sneakers, streetwear come abbigliamento e accessori, componenti originali, loro fanno il G-Check dall'interno dell'Europa, quindi senza dogane e in condizioni pari al nuovo, quindi DS e Deadstock. Da Federico per oggi è tutto, spero che la verità, come ho detto prima, vada completamente ricompletta a galla, e bella a tutti.